Bentrovati a questa nuova puntata del Walt Road di Ci vado! Ehi, niente! Non ho voglia di fare la voce, anche perché sembrava un detto. E beh, è lì, la musica è troppo alta. Bla bla bla. Credo di essere forte, così sì, credo di essere forte, allora non posso credere di essere forte. Non sarei così sicuro di me se fossi al tuo posto. Io non sarei, io non avrei sti capelli se fossi al tuo posto. Bene. Che risata, è arrivata la signora del male. Vado dietro di te. Cosa c'è? Non disturbatemi. Cosa c'è? Hai visto che non ci sarà nessuna strafanauti reali? Cosa c'ha scritto? Vabbè. Nintendo, per fortuna hai trovato il tuo Salcanubi. Chissà chi ce l'aveva nascosto. Ma chissà. Facciamo un po' più di zoom. Oh. Aspetta. Non è che sono sto. Ma non ce la metta tutta. Non essere così disfastista, credi te. Oh. È già passato un minuto e finalmente inizia il nostro esame di volo. Ma non è vero che è scarico. Beh, lasciamo stare. Fa un po'. Bene, e ora faremo il nostro esame di volo. Appena sti qua si sbrigano. Perché io vorrei andare avanti. Non voglio che abbia 100 parti sto Walt Road. Che succede? Boh. Intendo stava per essere escluso, ma ha trovato il suo cane ubiego, giustamente. Dovremo inseguire un solcanubi azzurro e poi andare sulla statua della dea insieme alla Zelda. La parte della statua della dea mi piace troppo. La dolce Zelda! Ed ho lanciato oggetti, non scontratevi con gli altri. Lasciamo stare. 3, 2, 1, via! Ah, già devo partire! Che scemo. Oh, sono già là. Vabbè, tanto puoi vincere solo tu. Almeno penso. No, volevo scontrarmi. Ha girato, ha fatto un'inversione a U. Dove ero accorto. Tuo stronzo. Quello lì chi sarà? Ras? Non mi ricordo mai come si chiamano i due amichetti di Bado. Sì, è Ras. Ah, basta. La Nintendo si è stufata e se n'è andata. Dai. La noia è che tu lo stai per raggiungere solo che Bado ti uccide. Cioè ti uccide, ti colpisce. E loro solo perché dai fastidio a Bado, anche se è il contrario, allora iniziano a lanciarsi degli oggetti che sembrano uova o palloni da calcio oppure uova da calcio. Esistono le uova da calcio? Ecco, vedete ste palline? Io volevo semplicemente avvicinarmi di più, però l'ho presa, ho preso la statuetta! Bene! Senza manco farla apposta, no dai, non saltiamo sto filmato. Come faccio a saltare sto filmato? Non l'ho ancora finito qua il gioco! L'ho finito ieri nell'altro!
Zelda, oltre che cercare di uccidere noi, cerca di suicidarsi. Si è buttata pure con un'arpa in mano. Cavolo. Lira, arpa, insomma. Non mi sembra una moneta, quindi direi arpa. E ora finiamo la cerimonia, andiamo sulle mani della statua della dea. Sì, basta che ci sbrighiamo. Quanto siamo già? Cavolo, siamo già a 5 minuti. Nintendo, consegnami la statuetta che hai ottenuto poco fa. Devo riporla nell'altare della statua della dea. Sì, forse una statuetta non è... Ah, la palla dove? Silenzio. E ora parte la parte finale. Oh, perché non è partita? Vabbè, vi linko il mio video con quella intera, che è bellissima. Dea che ci protegge dai tempi antichi, io ti invoco, concedimi la grazia di rappresentarti in questa cerimonia e il potere di sbrigarmi. Eroe vittorioso, ricevi la benedizione della Dea così come previsto sin dai tempi più remoti. Amen. Possiate tu e il tuo Solcanubi godere della sua protezione nei alti cieli che solcherete. Sembra che si stia demudando Zelda, però no. Link magari lo spera, però no, gli dà semplicemente un pezzo di stoffa. Beh, ti servirà perché sennò ti schianti a terra. È anche un giovanissimo profumo. Bene. Non devi deconcentrarti, questa è una cerimonia molto importante. Dice che nella notte dei tempi la dea abbia donato questo manto magico al prescelto. Non hai detto che l'hai cucito tu? Ovviamente, ah ecco, non è quello della dea, ma l'ho fatto io proprio per il campione di oggi. Sono felice di donarlo a te. Ne avrai cura, vero? No, lo straccerò. Intendo, grazie, hai mantenuto la promessa. E la promessa veramente era di pugnalarti. Ah no, intendi quella di vincere, adesso il gran finale della cerimonia, di che si tratterà mai? Forse hai già capito, dai, un bacio, direi di sì. Sì, però Gualti dice che Link è gay, quindi direi che non gli piace. Ma come? Questo è il tuo momento, intendo. Ed ecco lì. Tutti pensano, si baciano. Devi provare da qui, come provare da qui? Io mi aspettavo un bacio, allora non mi piace veramente. Vedi col cerchio ai piedi della statua della dea? No, sono cieco. Quando atterrerai al suo interno, manto magico. Dimostra il tuo coraggio, aspetta fino all'ultimo minuto prima di aprirlo. Io la prima volta non l'ho proprio aperto. Tra morte. What? Magari ve lo faccio vedere. Ora bisogna inclinare il telecomando. Ecco, ve l'ho fatto vedere senza volerlo, tra l'altro. È andata granché bene, vero? E ci credo, mi sono schiantato a terra. Non so manco come ho fatto a risalire. Non c'è una scala. Bisogna farsi tutto un giro dal Solcanubi. Bisogna fare. Però ti riportano direttamente lì. Qua? Buttiamoci di qua. Oh. Non me l'ha fatto! Me ne sono accorto! Ok, faccio un bello sprint e mi tuffo! Yeah! Non chiama il Solcanubi! No, no! Ah, è vero, non devo chiamare il Solcanubi! Ora mi direi... No, più al centro! Devi stare più al centro! Esattamente al centro del cerchio di pietra, cavolo, ma è impossibile. Non si è manco buttato, si è stufato di prendere. Le botte pazzesche. Ti prego, dimmi che sia giusto. Oh, giusto, miracolo.
Bene, direi che questo lo possiamo anche saltare. Sperando che non sia il filmato in cui Zed viene rapita. Era il filmato in cui Zelda viene rapita. Cioè, non è che viene rapita, viene trascinata a terra da una tromba d'aria. Intendo. Ed ecco lì che ti vedi una visione celestiale. Io attendevo. È giunto il momento di destarsi, cavolo, voglio dormire! È già tanto che non sono morto, lasciami almeno dormire, no? Nintendo. No, non è Zelda. Link non è Zelda. Stupido. Quella lì si chiama Faith, non Zelda. Ah, è quello lì, è recluso. Meno male, ci siamo svegliati, bla bla bla, Gepora, sì, parliamo con Gepora. No, non parliamo con Gepora, sì, parliamo con Gepora. Hai trovato una ruplima blu, certo, perché si dice ruplima, non rupia. Bisogna dire che a parlare sono proprio abilissimo. Ah, non è vero, vedi Faith. Faith, la tizia della spada, o meglio, la spada. Sì, ho fatto un piccolo spoiler, però tanto direi che in questa parte riusciamo almeno a prenderla la spada. Sì, 4 minuti, dai, ce la facciamo a uccidere il gatto omicida. Ok, uccidere il gatto omicida non suona tanto bene. Però dai, lasciami stare. Oh, le scale, quanto odio io ste scale. È la seconda volta in 2 giorni che faccio sta cosa. Ecco il gatto omicida. Ma effettivamente lo potrei veramente uccidere. Lo butto giù. Sì, dai, lo butto giù. Ho deciso. Gatto omicida, muori! Ok. Ciao, gatto omicida. Ah, tra l'altro. Ecco qua. Mi sono liberato del gatto omicida. E apro sto forziere che non avevo mai notato. 20 rupie. Bene. E come se le cose vanno proprio bene. Muori, stupido slime. Ti slime ti rimarranno lì fra le palle per tutto il gioco. Colori diversi. Un gatto volante. L'avete visto anche voi? Non ho le allucinazioni come al solito che mi vedo gli youtuber così. Soline. Il primo che ho visto, l'ho visto mentre andavo a Londra. Tra l'altro ci avremmo pure dovuto girare dei video a Londra, però non abbiamo più fatto niente. Ah, dei portacuori, da quant'è che non li vedo? In 2 giorni circa. Che noia, sbrighiamoci. Ed ecco, l'ultimo pezzo in cui dobbiamo seguire Faith. Poi fa tutto da solo. Ecco qua, e ci aprirà la porta per entrare. Cosa ci sarà nella statua della dea? Sì, per chi non l'avesse notato, è la statua della dea. Lo scopriremo nella prossima puntata di questo World Walk della Nintendo e di Raffi, perché la Nintendo dopo un po' si stufa e se ne va e poi ritorna e poi se ne va e poi ritorna e se ne va. Ecco qua, si è visto che era la statua della dea. Tra pochi secondi per me e poi non so bene quanto per voi. Arrivederci!